Nel tardo pomeriggio di lunedì a San Cataldo, nell'aula Borsellino, si è tenuta un'assemblea cittadina dal titolo Il diritto alla salute nel servizio sanitario. All'assemblea, organizzata dal Comune di San Cataldo in collaborazione con l'Associazione di Promozione Sociale Noi per la Salute di Anselmi, si sono toccati diversi temi come il problema delle liste d'attesa, dei livelli minimi di assistenza e dell'ospedale Maddalena Raimondi. Poi si è parlato anche di polo oncologico e quali investimenti del PNRR sono previsti per la sanità. I punti sono molteplici, principalmente si va a sottolineare quelli che devono essere gli interventi per garantire una sanità efficiente nella nostra provincia. Ovviamente toccheremo il tema del policlinico, tanto in voga in questi tempi, vista la recente approvazione all'Assemblea regionale siciliana, ma chiederemo anche all'ASP quali sviluppi per il polo oncologico, per il Maddalena Raimondi, e quali sviluppi sulla base degli finanziamenti previsti dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. In breve sarà l'occasione per fare il punto sulla sanità nissena, soprattutto con riferimento anche alle liste d'attesa, anche ai livelli essenziali di assistenza. Speriamo che da questo incontro possa nascere una coscienza da parte dei cittadini, perché appunto devono essere i cittadini anche a pretendere che il diritto alla salute venga garantito e che quindi i servizi sanitari funzionino come si deve.